Subito dall'allenatore del Cesena abbiamo delle curiosità da chiedergli. Forse partiamo dall'episodio chiave di questa partita con Peppe Di Stefano e Giampaolo, il rigore. Giusto Giampaolo, forse lì è cambiata la partita. Fino a quel momento lì stavamo facendo noi la partita, anche con buona personalità, con il piglio giusto. Poi quell'episodio, tra l'altro non ravvisato dall'arbitro, ma credo dal quarto uomo, ci ha fatto fare un secondo tempo in salita. L'unica colpa che ci dobbiamo attribuire è una reazione non ordinata in direzione delle idee di gioco, ma fino al momento dell'episodio che ha cambiato il rigore non so quanto sia... Lo stiamo vedendo, guardi Giampaolo, lo possiamo anche vedere insieme, perché poi Stefano Nava, come lei ha sottolineato proprio in telecronaca, il fatto che l'arbitro stava tornando indietro e poi è stato richiamato, come diceva lei Giampaolo, probabilmente non so se dal quarto uomo o dal guardaline. Non lo so, chiaro, rivederlo non cambia nulla, però mi pare... sì, adesso lo rivedo. Ha cambiato idea? No, mi pare regalato, ma prendo atto, si può sbagliare, non mi pare regalato. Chiedo all'allenatore del Cesena se la preoccupano questi zero punti o forse prova a guardare la prestazione di questo Cesena. Buona oggi, come diceva prima, e buona soprattutto contro il Napoli. Si può ripartire da qui o da questa paura in questo momento di stare ancora sul fondo della classifica? No, dobbiamo giocare. Questa è una squadra costruita per giocare e dobbiamo giocare. Dobbiamo andare avanti con l'idea di giocare a calcio, così come avevamo fatto per molto bene per tutto il primo tempo. Forse siamo mancati nella finalizzazione, ma nelle idee, nella personalità di tener palla e di giocare, la squadra mi era piaciuta molto. Ripeto, l'episodio ha fatto pesare un po' la bilancia da parte dei nostri avversari. È facile far capire a Mutu, magari ai vari Parolo, giocatori che in questo momento sono stati anche in grandi squadre o addirittura lottano per una maglia nella nazionale, che questo Cesena deve salvarsi? Cioè, questo è il lavoro più difficile per Giampaolo? È lecito attendersi qualcosa di più anche da giocatori come Martinez, che arrivano da grandi realtà come la Juventus? No, la nostra realtà è raggiungere l'obiettivo cercando di giocare bene al calcio, e bisogna fare quello. Poi è chiaro che dobbiamo fare i conti con i numeri, con l'obiettivo più importante, che è il raggiungimento della salvezza, ma bisogna farlo giocando a calcio. È una squadra costruita e con le caratteristiche per giocare a calcio. Dovessimo fare un qualcosa di diverso, non ne saremmo capaci per attitudini. Giampaolo vi ascolta. Mi sembra, Stefano, di capire che non gli è andato giù il rigore comunque. Ma no, non è andato giù perché oggettivamente non era rigore. Però un rigore che è arrivato ingiusto e all'ultimo secondo del primo tempo. E questo probabilmente taglia le gambe e ha tagliato le gambe. Anche se il potenziale offensivo, la qualità dei giocatori che ha a disposizione Giampaolo non giustificano questo secondo tempo, nel quale dal Cesena non è arrivato nessun sussulto. Non avete impensierito il portiere avversario, mi aspettavo. Aspettavo anche una sorta di reazione, o proprio il caldo ha avuto il sopravvento sulle vostre idee? Può darsi anche il caldo, la fatica accumulata, i giocatori spesso si fermavano ad abbeverarsi, ma sì, l'unica cosa che dobbiamo rimproverarci è il non aver avuto una reazione lucida, ma abbiamo tentato di risolvere individualmente e poi ci siamo esposti a diversi contropiedi, perché poi in realtà la partita del Catania l'ha costruita sistematicamente sul contropiede. Mi è sembrato un Mutu molto nervoso anche perché vedevo che spesso si rivolgeva soprattutto a Guana, centrocampisti, non gli arrivavano palloni. È stato lì anche il problema, una manovra un po' lenta che non favoriva i tre attaccanti, soprattutto Mutu che palla al piede sicuramente fa la differenza. Penso di no, perché nel primo tempo riusciamo a palleggiare anche molto bene e lui a smarcarsi bene tra le linee, e nel secondo tempo, dove abbiamo avuto, ripeto, una reazione non lucida, dove lui è parso più nervoso perché chiaramente riusciva a trovare meno spazi e meno palle giocabili. L'ultima, poi la saluto, l'emozione di tornare qui, qual è stata qui a Catania? È un po' fischiato all'inizio, ho sentito. Se c'è stata un'emozione, magari non ha avuto emozione. No, ho avuto il piacere di salutare tantissimi amici che sono cordialmente venuti da me. Io devo dire che sono stato bene a Catania, non sono stato male.
Benissimo, grazie. Grazie allora a Marco Giampaolo, grazie anche a Peppe Di Stefano, torneremo comunque.